Salve carissimi amici YouTube e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi con il Topolino 3589, con questa copertina allegra a tema Paperino o, se preferite, una copertina dove Paperino è tutto bello arrabbiato con una copertina rossa. Entrambe le copertine sono d'opera di Andrea Freccero per i colori di Mario Perrotta. L'idea è di continuare a celebrare il compleanno di Paperino, che era a giugno, e quindi non sto capendo perché si continuano i festeggiamenti in quel di settembre, visto che anche questo numero in realtà ha una forte storia che, se fosse stato nel numero di giugno dedicato per l'appunto a Paperino, non ci avrei visto nulla di male. Va bene, cioè, se le storie sono belle ci può andare bene così. Torna Alex Bertani ai testi dell'editoriale, Alex Bertani che in questo caso ci introduce due nuovi sceneggiatori che troveremo all'interno di questo numero di Topolino, in particolare Giovanni Ecker, già sceneggiatore, se non sbaglio, per Sergio Bonelli editore, quindi è sì un nuovo sceneggiatore di Topolino, ma non è uno sceneggiatore in erba al 100%, e Niccolò Testi, che invece non ho capito da dove arriva, se arriva da qualche altra parte, ma nel corso di questo numero vi dirò che cosa ne penso. Ci presentano poi un po' di novità, in particolare il ritorno settimana prossima di Minnie Prêt-à-Porter, in questo caso però con un team inedito, perché abbiamo Sergio Badino e Giulia Lomurno che si occupano di proseguire le storie di Minnie stilista in una qualche maniera, e la nuova storia What If dedicata a Thor Paperino, al celebre, quindi già celebre, diciamo così, Torino. Ne parleremo settimana prossima. Non penso che mi vorrò andare a leggere la storia in americano in anticipo, visto che non ho intenzione di acquistare lo spillato americano in digitale per questa serie What If, che mi pare una roba molto molto più blanda rispetto a quanto non fosse il decino dell'infinito. In ogni caso aspettiamoci un volume con tutti quanti What If, tra l'altro non saranno tutti tema Paperino, perché da poco è stato annunciato un What If Minnie diventa Capitan Marvel. Così, a sorpresa. 5 sono le storie all'interno di questo numero, quindi 5 sono le posizioni da analizzare, quindi non perdiamoci troppo in chiacchiere, e dopo la sigla analizziamo questo numero di Topolino. Sigla. E mi dispiace mettere al quinto posto, quindi in ultima posizione, L'appetito viene ascoltando di Enrico Faccini, testi, matite e disegni, colori di Valentina Mauri. Storia breve, anzi praticamente brevissima, abbiamo 4 pagine, con Ciccio che vede questo negozio che dovrebbe fare del cibo, quindi ci entra incuriosito per vedere che cosa fanno di cibo, e quindi gli viene fame semplicemente ascoltando cosa si può produrre con i macchinari che sono presenti lì in questo posto. E boh, mi è sembrata una storia che potenzialmente con Ciccio si potevano creare delle gag anche abbastanza divertenti, ma ci si limita a quello che vi ho appena raccontato, non c'è praticamente nulla di più, quindi boh, forse è una storia che vuole parlare anche di semplicità in una qualche maniera, ci sta anche come tematica, ma non riesce ad esprimerla appieno, non riesce ad essere una storia particolarmente divertente e memorabile. È una riempitiva, ce la facciamo andare bene così, ma qui si vede che forse è mancata l'idea giusta ad Enrico Faccini. O meglio, l'idea non era sbagliata, è la realizzazione che gli manca qualcosa. Non so che cosa, ma gli manca qualcosa. In quarta posizione, penso che questo giro potrò andare a essere un pochettino cattivo, Rocreda che la persecuzione del papero d'oro di Niccolò Testi, nuovo esordiente ai testi, Lucio Leone alle mattine, te Martina Andonova ai colori. Questa è una storia che è piuttosto particolare in realtà, e quindi qui in realtà faccio un primo applauso allo sceneggiatore che, per quanto in erba, per quanto esordiente perlomeno sulle pagine del Topolino, riesce a creare comunque una storia interessante per alcune meccaniche utilizzando personaggi un po' minori. È chiaro che ormai parlare di Rocreda come personaggio minore fa un certo che, però di fatto non è nel roster dei personaggi principali, non è Paperino, non è Paperone, su cui magari è più facile creare una storia sopra. Invece no, abbiamo Rocreda che in questo caso, andando a riprendere un po' una tradizione per cui Paperone sta male, il medico gli dice che deve fare pausa perché tutto il lavoro che fa lo mette in affaticamento, qui abbiamo la stessa cosa ma con Rocker Duck.
Quindi il concept sta di già visto per quanto al contrario. Ma al netto di questo, l'idea è quella di creare una gag story anche piuttosto lunga. Forse è un po' questo il mio problema con questa storia, che finisce per essere un po' troppo lunga, con Rockradak che deve scappare da Paperone, non vuole vedere Paperone, deve starci lontano perché il suo istinto, vedendolo, sarebbe quello di mangiarsi la bombetta perché ha perso fondamentalmente una sfida contro Paperone. E lui non deve più mangiare bombette perché ha un'indigestione dovuta proprio all'avere mangiato troppe bombette. E l'idea in realtà è carina, le maniere più disparate nelle quali Zio Paperone si pone di fronte a Rockradak crea delle situazioni divertenti, alcune volte surreali divertenti, e in alcune però un po' troppo tirate per i capelli. Fin troppo tirate per i capelli, con risultati un po' altalenanti per quelli che sono i miei gusti personali. Alcune gag sono riuscite, le ho trovate piuttosto divertenti, altre le ho trovate forse eccessivamente ridondanti, ed è il motivo per cui questa storia, che è una riempitiva lunga fondamentalmente, che ha però un ritmo buono ma non eccelso, viene inserita qua. In questa posizione è molto buono invece i disegni di Lucio Leoni, che con la sua espressività riesce a far emergere la verve comica di tutti quanti i personaggi messi in scena, quindi in questo caso Rockradak e Lasky in particolar modo, in una storia che comunque si lascia leggere più che volentieri. Io l'ho trovata eccessivamente lunga, ma quello è un mio problema con le storie che hanno una gag che viene reiterata nel tempo. Finché una, due, tre volte l'accetto, poi se tutta la storia vuole essere solo quella, tende a stancarmi abbastanza in fretta. Questa è una storia che vuole avere questo andamento, riesce ad essere divertente in alcuni momenti, quindi secondo me comunque riesce a fare il suo. Quindi è vero che è in posizione bassa in questa classifica, in questo mio indice di gradimento, ma al tempo stesso è una storia che ho trovato piuttosto buono a livello di testi e di scrittura, piuttosto divertente in alcuni dei suoi frangenti, quindi ecco, questo volevo dire, non è un bocciatura per un esordiente, anzi è una qualità media di questo numero di Topolino, che in realtà rimane non altissima ma comunque più che discreta per tutto quanto il numero, e quindi è comunque una storia più che discreta anche questa. In terza posizione andrei ad inserire la storia di apertura di questo numero di Topolino, Paperino il dilemma Bivi, storia di Marco Bosco ai testi, Paolo De Lorenzi alle matite e alle chine, Manuel Giarolli ai colori. Paolo De Lorenzi, che era da parecchio che non compariva sulle pagine del Topolino, quindi sono felice di ritrovarlo per l'appunto su queste pagine, su una storia a Bivi. Come dico spesso, le storie a Bivi sono storie brevi che, grazie alle escamotage del bivio, si crea quindi una storia lunga, ma di base è un insieme di storie brevi che te, come lettore, scegli dove vuoi andare. In questo caso il primo bivio è Paperino che deve accettare o non deve accettare l'incarico che Zio Paperone gli darà. Sulla base di questa scelta si creano poi tutta una serie di trame, sottotrame, più o meno lunghe, più o meno complesse. Alcune sottotrame le ho trovate abbastanza divertenti, ma questa storia qui mi sento di giudicarla come un insieme di storie brevi, perché questo è, nei fatti, una storia a bivi. E l'ho trovata abbastanza riuscita, e mi è sembrata abbastanza concreta in realtà rispetto ad altre storie a bivi. Perché? Perché qui effettivamente i personaggi sembrano condividere lo stesso tempo narrativo, la stessa storia in una qualche maniera, mentre in alcuni casi, scegliendo una direzione piuttosto che un'altra, succedeva l'esatto opposto, ma diametralmente, cioè i personaggi non erano coerenti con loro stessi. Qui ad esempio abbiamo Paperina che, sia nel filone in cui Paperino va via con Paperina, sia dove lui non ci andrà, abbiamo una Paperina che ha comunque un obiettivo in comune, un obiettivo similare, quindi l'idea è che comunque i personaggi siano coerenti con loro stessi, e che non è che siccome hai scelto una strada piuttosto che un'altra, allora il personaggio può fare quello che vuole in maniera completamente indipendente dalla storia principale. Non so se mi sono spiegato bene, però l'idea è un po' questa che mi è venuta in mente leggendo questa storia qui, che Marco Bosco ha fatto un compito dove i personaggi sono coerenti con loro stessi e non si crea invece una storyline alternativa per il personaggio di Paperina, perché sì, perché così diventa coerente con quello che Paperino sta vivendo. Non ha senso, ha senso invece cercare di mantenere il personaggio coerente nelle due linee narrative e vedere come fa una certa determinata cosa con Paperino e come fa senza Paperino. Semplice.
così forse la spiegavo meglio ed era molto molto più semplice. Però storia discreta, con delle buone matite e dei buoni colori, questo mi viene da dirlo senza troppi problemi. Non impazzisco per le storie a bivi in realtà, però questa l'ho trovata abbastanza carina, molto basata sul personaggio di Paperino e sulle sue sfaccettature, quindi anche sotto questo punto di vista si vede Paperino sotto molteplici sfaccettature e in realtà funziona anche in tal senso, quindi è stato fatto un lavoro buono, un lavoro piuttosto buono per una storia che, per quanto mi riguarda, rimane un pochettino più riempitiva proprio per la sua natura di storia bifi. In seconda posizione direi di inserire Zio Paperone, l'arcano artigiano, di Alessandro Sisti alle matite, Luca Usai alle chine e ai disegni, Andrea Stracchi ai colori. Ecco, solamente adesso scopro che c'era Andrea Stracchi ai colori, mi era sembrata una storia comunque ben colorata. Per una storia strana, perché abbiamo, partiamo col fatto che c'è Amelia a Venezia, quindi Paperone va a Venezia per fermare Amelia, almeno apparentemente. Però una volta arrivato a Venezia, Amelia non si trova più, quindi Paperone va in giro, in combutta, con Picco de Paperis per cercare di capire che cosa Amelia stia cercando a Venezia. Quindi tutta una storia molto veneziacentrica e sinceramente non ho capito il perché tutto questo focus sulla città di Venezia. Penso di aver perso un dettaglio, non mi sembrava neanche ci fosse un editoriale a tema all'interno di questo numero. Un giallo, un mystery, una caccia al tesoro un po' all'inverso, perché in questo caso abbiamo Amelia che sta cercando un oggetto e abbiamo Paperone e Picco de Paperis che stanno cercando Amelia. Quindi anche un andamento un po' lievemente diverso dal solito, però in un qualche modo bene e abbastanza funzionale. Certo, il colpo di scena finale era telefonatissimo, per chi ha letto la storia sa di cosa sto parlando, presumo, perché era telefonatissimo, cioè c'eravamo arrivati tutti su come andavano le cose sotto un certo punto di vista, ma in generale ho trovato la storia molto frizzante, molto abbastanza divertente, una buona caccia al tesoro con un ritmo un po' diverso dal solito, con un setting diverso dal solito, molto italiano, molto personale, che in generale mi ha fatto estremamente piacere vedere. Quindi una caccia al tesoro comunque riuscita per una storia che comunque si è lasciata leggere piuttosto bene, complice anche il mistero che è un pochettino sotteso un po' tutta quanta la narrazione. Sono contento, un buon mystery, ma non è la storia in prima posizione. In prima posizione troviamo Gamba di legno e la gelosia canaglia, storia di Giovanni Ecker ai testi, Giorgio Cavazzano alle matite, Alessandro Zemolina alle chine, Gaetano Gabriele d'Aprile ai colori di questa storia. Una storia che riprende un po', se vogliamo, anche il mood un po' faracciano delle storie un pochettino più noir. Questa qui è una storia che vede un incipit, un prologo, presentarci un nuovo personaggio, una sorta di Topesio, ma in questo caso in versione furfantesca e ladresca a 360 gradi. Non è un Topesio che comunque sia un personaggio cattivo ma abbastanza neutro, non è quel tipo di cattivo, questo è un cattivo in quanto collabora con Gamba di Legno e Sgrinfia. Hanno fatto una rapina insieme tanti anni fa, per diverse motivazioni questo nuovo personaggio viene catturato dalla polizia, viene messo in prigione. Quando viene rilasciato chiede conto a Gamba di Legno di dove sono i soldi, per l'appunto, fatti durante quella rapina. In un impeto di asti e di odio verso questo personaggio, Gamba di Legno risponderà piuttosto male, provocando le ire di Trudy. Trudy che dimostrerà un certo affair con questo nuovo personaggio. Personaggio che ha l'aspetto un po' di un dandy, di un personaggio che riesce comunque a catturare l'attenzione delle soavi pulzelle. In questo caso forse Trudy sarà finita nelle sue grinfie, nella sua trappola. Una storia piuttosto divertente, ben riuscita. Anche qui abbiamo un uso di un personaggio secondario, ma che viene preso come personaggio principale della storia, ovvero sia Gamba di Legno. È vero che ormai da diverso tempo titolare di tante storie, ma rimane comunque non uno dei personaggi principali dell'universo Disney, rimane sempre un po' più collaterale in una qualche maniera. Qui viene utilizzato per la prima volta da questo
nuovo sceneggiatore, almeno in ambito disneyano, creando una storia thriller giallo con diversi elementi da commedia romantica piuttosto riuscite, per una storia che per tutta quanta la sua durata sembra scorrere che è un piacere, grazie anche ai suoi molteplici momenti narrativi. C'è il prologo all'inizio, c'è il momento nel quale si sviluppa un po' la trama principale, c'è un momento dove i nostri vanno nel punto verso poi in cui la storia andrà a finire e poi tutta la risoluzione finale. Ho trovato quindi una storia anche orchestrata bene, con diversi snodi narrativi piuttosto importanti, con una buona caratterizzazione dei personaggi e con un'ottima caratterizzazione del personaggio creato ex novo, del quale mi sfugge il nome, che è Ganimede, molto semplicemente Ganimede. Potevo ricordarmelo, però va bene così. Una storia che mi è risultata molto molto fresca, molto divertente, ed è un po' questo il motivo per il quale finisce per essere la storia in prima posizione. Una storia dalla quale non sapevo troppo cosa aspettarmi, ma che è riuscito a coinvolgermi per tutta quanta la durata, complice anche i disegni di un Cavazzano che mi è sembrato piuttosto ispirato in questo caso. Se nelle ultime prove l'avevo sempre detto che non mi aveva convinto al 100%, qui invece mi ha convinto quasi al 100%. C'è pagina 64, un topolino di tre quarti che non mi convince al 100%, ma per il resto risulta una storia comunque bella, allegra, divertente, molto spensierata, con una buona con dei buoni disegni, una buona colorazione. Quindi tutto ottimo, molto felice di aver letto anche questa storia. Il numero di Topolino 3589 lo consiglio, diciamo che è una lettura piuttosto leggera e piuttosto divertente, quindi se avete bisogno di una lettura spensierata per diciamo passare una serata in allegria dopo magari tante preoccupazioni, per staccare un pochettino il cervello e farci una risata, questo è un numero di Topolino che riesce a fare il suo lavoro, un po' con tutte quante le sue storie. La riempitiva di faccini, di quattro pagine, è secondo me l'unica nota dolente di questo numero, che risulta poco interessante, però rimane comunque una storia di sole quattro pagine e che quindi non va a minare l'interezza dell'albo, che per carità, gusto mio, gusto vostro, lo troverete probabilmente qualcosa che possa fare assolutamente al vostro caso. Ci sentiamo nello spazio commenti, dove potete dirmi la vostra, quale storia vi è piaciuta di più, quale storia vi è piaciuta di meno, nel caso possiamo continuarne la discussione su questo numero di Topolino assieme. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia, per oggi è davvero tutto e noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale. Ciao!